Ah, Caffè Borbone, sì. Ah, ciao Tilde. No, no, il direttore non c'è, è uscito. No, non so niente dello spot televisivo. Vabbè, non ti preoccupare, ma che viene ti faccio chiamare, eh? Va bene, ciao, ciao, ciao. Ma lo spot televisivo. Speriamo che non mi fa vestire un'altra settimana da Amalia di Sassogno pure a me. Chissà che idea strana ha avuto. Concettina! Ah. Concettina carissima! Raffaele, il direttore dove sta? Non ci ho lasciato fare, io sono dovuto correre al comune. Veramente, che hai fatto? Che hai combinato? No, niente, al comune volevo una spiegazione. E siccome mia moglie, quando è venuto quello del censimento, ha detto che io abitavo a casa mia, però tenevo il domicilio qua, Nel negozio? dentro il negozio. E no, perché quella ha voluto fare insomma, una battuta, perché se mi sa fare battute pure mia moglie. E quella del Censimondo, veramente, se credevo che lei l'ha scritto lì sotto. Allora il comune mi ha chiamato per sapere che cosa era Ah, vuoi successo. quello è l'importante che tutto si Tutto risolve? si Tu vuoi? risolve, però intanto una parola porta l'altro, uno va a finire in galera. Ehi, non lo mannassa a te, io direttore. Ma a proposito, quando ha fatto spendere un paio di Ehi là, eccomi qua! Ah, direttore, bellissimo, siete contento? Contentissimo. Direttore, ci dà dire, quando hai speso il poeta al Il bar? poeta, lasciami dare! Non ha fatto nemmeno due assegni. No, non li ha fatti due Vabbè, assegni, direttore, no. prima che mi dimentico, ho chiamato Tilde. Ha Tilde. detto che è l'agenzia pubblicitaria, il vostro spot, l'idea è piaciuta proprio assai. Ma ci avete detto il mio spot all'agenzia? Se io proprio dicevo lo spot tu all'agenzia. Dovevo dare uno spot No, televisivo? un spot bellissimo. No, un altro spot. Ma un spot serio, un spot suo. Comunque la dovete chiamare, A proposito, ora la vado a chiamare, non mi dite niente. No, chiamo con il mio andandomene a casa, però ci vediamo domani. Raffaele, senza pure con questo spot, lasciami da, senza che ti dà. Vabbè, io me ne vado, ci vediamo domani. Lasciami da, a domani, ciao. Uno spot bellissimo. Vabbè, Raffaele, però facciamo una cosa, fammi chiudere prima, sennò comincio a parlare a Cangela Scimicchio, eh? Vabbè, non e te lo dico, altri, ma allora, ci sta Carlo III, a tempo di Carlo III, vestito da Carlo III, vabbè. Dentro una stanza di Carlo III, proprio...